Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Punto a Capo, settimanale appuntamento con la lingua, la parola, il piacere della lettura. Oggi la trasmissione è dedicata a due scrittori del nostro Novecento che hanno raccontato il Sud, che l'hanno fatto con occhi critici, unendo al talento letterario l'ansia di riscatto civile, che furono legati da una lunga amicizia. Il siciliano Leonardo Sciascia, che tutti conosciamo e di cui ricordiamo almeno il libro più famoso, Il giorno della civetta, e il calabrese Mario La Cava, scomparso nel 1988 a 80 anni, un anno prima di Sciascia, autore ai nostri giorni dimenticato fuori dalla sua Calabria, ma che merita attenzione, come vedremo meglio fra poco. Esiste un carteggio di oltre 350 lettere che i due scrittori si scambiarono a partire dal 1951 e per quasi 40 anni, che vede ora la luce per i tipi di Rubettino. Lettere dal centro del mondo, il titolo che hanno scelto i curatori Lì Curcio e Luigi Tassoni per questo epistolario, che è anche il documento di un'epoca e di una stagione letteraria. E allora salutiamo in collegamento telefonico con noi Luigi Tassoni, critico e semiologo che insegna all'Università Ungherese di Pece, che già in altre occasioni ci ha fatto da guida attraverso percorsi per noi inediti, a volte impervi, ma sempre interessanti. Buongiorno e bentornato su Radio Capodistria, professore. Buongiorno. E sono tanti infatti i motivi di interesse anche di queste lettere, di questo dialogo fra due scrittori che hanno avuto destini e fortuna diversi. Sì, è un dialogo, allo stesso tempo è anche una sorta di racconto privato dell'uno che si dà all'altro. Direi che l'intensità di questo libro bellissimo, che è fra l'altro uno degli epistolari più stimolanti e anche sorprendenti del Novecento letterario italiano, dicevo, uno dei punti di forza è senza dubbio questa caratteristica, cioè che i due scrittori, notoriamente molto riservati, la riservatezza li accomunava, in realtà in questo epistolario attraversano la propria biografia e quindi rivelano per frammenti una specie di autobiografia con passione, naturalmente per il grande mestiere che hanno, e anche con un senso dell'amicizia rarissimo che oggi sarebbe di grande insegnamento e non solo ai giovani. Di Mario La Cava s'usa dire che è stato un narratore di provincia, ma un grande critico come Giacomo De Benedetti, che lo conosceva e che compare in queste lettere, puntualizzava uno scrittore di provincia per niente provinciale. Sì, è un'etichetta che io, però questo degli scrittori di provincia è un'etichetta che io rifiuto, nel se si intende qualcosa di piccolo e limitato. In realtà tutti gli scrittori italiani potrebbero essere classificati come scrittori di provincia, Gadda in testa, che la sua provincia è naturalmente quella milanese, ma anch'io ho avuto la fortuna di conoscere La Cava niente di meno che a partire dai miei 20 anni, e dunque insomma ho avuto modo di conoscerlo anche bene nel privato. Non solo non era un intellettuale provinciale, ma neanche i suoi libri dimostrano provincialismo. Nel 39 La Cava aveva esordito con I caratteri, che è il primo libro moderno di racconti brevi, assolutamente da non accostarsi, come fecero a quel tempo i critici, agli esempi di letteratura francese che venivano immediatamente in mente. È assolutamente differente, con una intenzione diversa. E poi basterebbe uno per tutti un libro straordinario come I fatti di Casignana per capire che la dimensione è una dimensione molto ampia. Posso dire ancora un titolo, perché questo fatto degli scrittori dimenticati non riguarda solo La Cava. In realtà la letteratura italiana ha avuto grandi scrittori nel Novecento, e questi grandi scrittori sono malletti, forse per colpa della scuola, lo abbiamo detto molte volte anche nel corso della sua rubrica. La Cava ha scritto un libro straordinario che si intitola Viaggio in Israele, di cui abbiamo parlato anche a Radio Capodistria. A suo tempo, esatto. E questo è un capolavoro che abbiamo nuovamente rivelato, ma che è rimasto nascosto per quasi mezzo secolo. È la disattenzione generale un po' che travolge con sé questi capolavori.
entrarono dunque in contatto e cosa si scrissero in 40 anni di amicizia Leonardo Sciascia e Mario La Cava? Questo è molto interessante perché pochi sanno che nel 51 Leonardo Sciascia era un ragazzo, era un giovanissimo maestro di Racalmuto che cominciava a scrivere i propri raccontini e anche degli articoli che circolavano in alcune riviste. Nel 51 è Sciascia a scrivere per primo alla Cava, rivolgendosi a lui come doverosamente ci si rivolge a un maestro, e segnala proprio la lettura dei caratteri come per lui illuminante, addirittura un livre de chevet, un libro da tenere sempre presente. Ecco. Un maestro, e Sciascia continuerà a riconoscerlo alla Cava fino all'ultimo, fino all'appello per lo scrittore La Cava che Sciascia farà poi negli ultimi anni di vita dello scrittore calabrese. Questo sì, e naturalmente le due amicizie si sono intrecciate fortemente e l'uno è rimasto fedele all'altro per l'intera esistenza, ma devo dire che a parte l'appello di Sciascia, che comunque era un personaggio anche presente anche sulla scena intellettuale, anche in senso politico, a parte questo dalle lettere si capisce molto di più, si capisce per esempio che i due scrittori si leggono tempestivamente nella maggior parte dei casi attraverso i manoscritti che si inviano reciprocamente e si danno reciprocamente consigli sull'utilizzazione o sullo sviluppo delle proprie opere, dunque è una specie di apertura sui lavori in corso da non sottovalutare. Nel rapporto amicale letterario fra i due narratori contò, scopro appunto leggendo questo epistolario, anche l'esperienza di Galleria, rivista culturale che usciva diretta da Sciascia negli anni 50. Allora La Cava sulle prime si adoperò molto per procurare al giovane Sciascia appunto collaborazioni di intellettuali e scrittori importanti dell'epoca. Tra l'altro La Cava, proprio per la sua personalità estremamente discreta e seria e affidabile, vantava il consenso di moltissimi scrittori italiani già a partire dalla fine degli anni 30, ma insomma stiamo parlando dei primi anni 50, e quindi molti scrittori studiosi aderirono per il tramite di La Cava. Ma a parte questo particolare, direi che l'esperienza di Galleria è in chiave con il titolo di questo epistolario, cioè anche Galleria parte dal centro di un mondo. Noi abbiamo scelto, io e Milly Curcio abbiamo scelto di proposito un titolo di questo genere, Lettere dal centro del mondo, per sottolineare che l'esperienza di due scrittori che doverosamente partono dalla propria provincia è un'esperienza che in realtà elegge un mondo e un linguaggio del tutto particolare, del tutto straordinari, contrariamente invece ai consigli editoriali. Devo dire, Rubettino è stato bravissimo a pubblicare un libro di questo genere e a crederci, perché è un libro importante e impegnativo, però sulle prime tutti sarebbero stati contenti di un titolo mediocre del tipo, non so, Lettere dalla provincia, un po' sottotono, e invece no, è perché siamo di fronte a due esperienze magistrali, ma anche nel tipo di rottura anche con una certa convenzione. Galleria in realtà metteva a fuoco una serie di problemi, addirittura in chiave monografica. Ancora oggi è utilizzabile Galleria, bisognerebbe veramente che venisse ripresa e fatta conoscere a chi non la conosce, perché l'invenzione di Sciascia come divulgatore, come lettore, come critico, e il coinvolgimento che poi avvenne di fatto nei confronti di altri studiosi di varia provenienza, sono esperienze che ci hanno insegnato molto e che oggi ci mancano molto. Il
rapporto con i luoghi d'origine dei due scrittori è peraltro un motivo che ritorna spesso in queste lettere, insieme a tanti altri temi. C'è anche la dimensione familiare, quella più privata, ci sono le preoccupazioni economiche che assillarono entrambi, soprattutto fra gli anni 50 e 60. Sì, io credo che per buona parte della loro vita, insomma, come tutti gli scrittori che vivevano allora solo del proprio mestiere, entrambi ebbero di questi problemi. Lo stesso Sciascia, lei lo ricorderà, già dopo la pubblicazione del Giorno della Civetta lamenta che però dal punto di vista economico, tutti parlano del Giorno della Civetta, ma dal punto di vista economico non vedo alcunché, per cui già anche questa fortuna dal punto di vista economico è una fortuna che arriva un po' in ritardo. E lo stesso valga per la Cava, che in realtà aveva scelto deliberatamente di non muoversi dal suo paesino sullo Ionio, Bovalino, dove aveva una famiglia meravigliosa peraltro, con tanti bambini che per lui erano importantissimi, che seguiva nei dettagli. Queste lettere non ne rendono merito perché non era questo l'argomento, ma in altre lettere di La Cava, anche in altre sue prose, si parla molto spesso dei suoi bambini che sono cresciuti grazie a questo padre straordinario. Varrà poi la pena di ricordare per i nostri ascoltatori, professor Tassoni, che tanti nomi di grandi intellettuali del tempo punteggiano queste lettere. Ricordavo prima De Benedetti, ma ci sono anche Moravia e Pasolini, Bassani e Calvino, Vittorini e Brancati e tanti altri ancora. Ovviamente è proprio la letteratura in primo piano del periodo con la quale i nostri due scrittori ebbero rapporti diretti e anche di grande consentaneità. Nel caso di Sciascia ci sono anche delle scelte molto precise. Ricordiamoci che Sciascia parte dall'antologia fatta con Dell'Arco, quindi parte anche da una difesa della letteratura dialettale, diciamo così. La poesia romanesca. La poesia romanesca. Quindi collocata in un contesto maggiormente funzionale e non limitante, e dall'altra parte La Cava si confronta anche in piena amicizia con grandi scrittori, ma non soltanto, anche Bonsanti, Bilenchi, Vittorini, Calvino. Esiste per esempio nel caso di La Cava un epistolario triangolato Vittorini, Calvino, La Cava, che io ho avuto modo di leggere in gran parte, e lo dico qui in anteprima, anche questo, il giorno in cui uscirà, se gli editori avranno la bontà di accorgersene, rivelerà molti particolari interessanti su come un intellettuale, ma soprattutto su come gli scrittori lavoravano e lavorano oggi in Italia, devo dire con grandissimo senso di responsabilità e anche problematizzando anche la propria situazione e ponendosi delle domande che sono le domande di noi tutti. Avviandoci a concludere, perché siamo ormai prossimi alla conclusione, professor Tassoni, la inviterei a leggerci un brano di Leonardo Sciascia che i lettori troveranno in chiusura dell'introduzione del libro delle lettere di Leonardo Sciascia e Mario La Cava. Sì, lo faccio molto volentieri, perché sia La Cava che Sciascia erano due grandi saggisti. I loro articoli erano quasi sempre articoli di grande riflessione a tutto tondo sulla letteratura, ma anche sul mondo. E secondo me anche Sciascia oggi si pone al centro di una rinnovata attenzione, malgrado noi ritenessimo di sapere già molto di questo scrittore. Invece è uno scrittore tutto da scoprire. Per esempio, in un piccolo breve saggio, piuttosto ironico anche, intitolato L'inesistente Borges, dice così, e mi piacerebbe salutarvi con queste parole illuminanti tra le tante che ci ha regalato Leonardo Sciascia. Non Dio ha creato il mondo, ma sono i libri che lo creano. E la creazione è in atto, in magma, in caos. Tutti i libri vanno verso il libro, l'unico, l'assoluto. Cosa vuol dirci Sciascia con queste parole?
una fiducia profondissima nei confronti del libro, del racconto, della narrazione, cioè di quella forma straordinaria che, se perseguita con attenzione, con l'attenzione che in particolare sia Sciascia che la Cava dedicavano a questo fatto, riesce a coinvolgere il lettore. Io vorrei ricordare un ultimo particolare, come vede non si finisce mai di parlare di questi scrittori. Quando Sciascia lavora un suo romanzo, inaugura quella forma di documentazione capillare che poi sarà il motivo conduttore di altri scrittori a noi più vicini, che oggi magari vanno per la maggiore. Cioè, noi pensiamo che alcuni romanzi siano venuti fuori dalla fantasia di Sciascia e basta, invece no, perché le lettere rivelano che molti di questi romanzi nascono da un accuratissimo inseguimento, anche attraverso luoghi sperduti della sua Sicilia, di testimonianze e documentazioni che riguardassero anche tracce del passato, per esempio dell'epoca dell'Inquisizione, no? E lo stesso fa la Cava. La Cava si documenta estremamente anche sul territorio, in maniera capillare anche sul territorio, mi riferisco ai fatti di Casignana, in modo tale da restituirci in maniera corretta la scena di quella narrazione, che però dà spazio a questa grande capacità di invenzione narrativa. Grazie Mario La Cava, Leonardo Sciascia, lettere dal centro del mondo, a cura di Millì Curcio e Luigi Tassoni, editore Rubettino. La ringrazio molto di essere stato con noi e dal tempo che ci ha dedicato per presentarci questo volume. Grazie. Grazie a voi.